Ultimo chilometro, cartello che indica ultimo chilometro. Un chilometro al termine ormai. Abbiamo visto Cipollini subito andare a chiudere su Lorello. Ormai vediamo anche la situazione. Eccolo lì la volata. C'è Elia Basile davanti, sta rimontando e va a vincere. Bis per il campione italiano. Thomas Capra del Veloce Club Borgo va a vincere, fa doppietta davanti a Basile della Multicar Amaru Equipe Sicilia. Cipollini da Monte Carlo Cirmo Pizzeria Rusticanella in terza posizione. Tommaso Pini del Vianova in quarta posizione. Quinto Belloni del Team Stradella. Sesto Stella Casano. Settimo Poli Team Valdinievole. Ottavo del Frate Team Valdinievole. Nono Nicolini del Team Stradella. Decimo di prima della Multicar Amaru Equipe Sicilia. È stata una corsa che Thomas Capra ha voluto in tutti i modi, perché a differenza del suo paragone nel primo anno, Cozzarà è stato fortissimo, ha fatto la corsa e l'ha vinta, bellissima vittoria. E con la vittoria del tricolore Thomas Capra possiamo andare alle interviste di rito. Thomas Capra, campione italiano della categoria esordienti del secondo anno del Veloclub Borgo, hai scritto per la seconda volta il tuo nome in questa gara. Eri il favorito numero uno, l'avevi vinta l'anno scorso. Sei andato via in salita, un protagonista indiscusso oggi. Ma sì, in salita ho provato un paio di volte, anche all'inizio ho fatto io il ritmo, poi in cima è partito Stella, l'ho seguito e poi l'ho saltato, sono andati via i Cipollini, poi è rientrato sempre Stella in discesa, poi verso gli ultimi 6-7 km è rientrato gran parte del gruppo, eravamo una ventina in corridori. E poi fino all'ultimo chilometro ha tirato il compagno di Cipollini e poi è partito Lorello da Fosco Bessi che ha provato a anticipare. Io ho fatto un po' di fatica a rientrare, sono rientrato gli ultimi 500 metri proprio per fare la volata e poi ce l'ho fatta vincere anche quest'anno, sono felicissimo. È stata una volata, diciamo, più difficile perché è stato un testa a testa tra te e Basile. Sei riuscito nel finale proprio con una grandissima rabbia a passare l'atleta siciliano. Sì, gli ultimi 150 metri, 200, non ero proprio nelle primissime posizioni, verso la quinta. Era molto allungato il gruppo, sono riuscito a recuperare e alla fine a sorpassarlo, a vincere. Una dedica speciale per questa 22esima vittoria? Ma tutta la squadra, il mio DS Luca Tognon che mi sostiene tutto l'anno, che mi allena, alla famiglia e ai compagni che non ci sono potuto essere qua oggi, ai fratelli Fasini, anche a Filippo che si è infortunato proprio in questi giorni di allenamento, non ha potuto essere qui, ad Alessi. Elia Basile, Equipe Sicilia, oggi una trasferta in Toscana che ti ha portato, diciamo, anche molta fortuna. 5 vittorie in stagione, oggi eri uno dei favoriti, ti sei mosso bene, molto intelligente. Un secondo posto fuori dalla tua regione, diciamo, una buona trasferta per te. Sì, una bella trasferta, anche un buon piazzamento dietro a un campione del tutto fuori comune. È una gara molto dura, veloce, fin dall'inizio, con una salita fatta con un ritmo pesantissimo e siamo scollinati un gruppetto da un paio di secondi dopo appunto i primi e siamo riusciti a recuperare anzi in discesa. Siamo arrivati gli ultimi 6 km piano, regolare, per risparmiare un po' di energie e poi la volata è andata come è andata. Abbiamo visto nel finale, sei stato superato, eravate lì, sembrava un testa a testa a vedervi dal fondo, quindi solo nel finale abbiamo visto lo spunto del campione italiano, riuscite a battere. Sì, è un po' di rammarico perché sembrava fatta, gli ultimi 50 metri ero arrivato ad uscire e niente da fare. Una dedica per questo podio? Ma al mio allenatore che mi segue tutti i giorni e a mio padre che mi porta sempre fuori in giro per coltivare questo sogno, alla mia famiglia e anche alla mia ragazza. Edoardo Cipollini, Monte Carlo Cinema Pizzeria Rusticanella, terza piazza per te oggi, migliore dei toscani, attivissimo in salita, è mancato un po' di fortuna, però un podio bellissimo in una gara così prestigiosa. Sì, sicuramente un podio che soddisfa molto, oggi non è che ho avuto molta sfortuna, più che altro a fine stagione anche un po' la stanchezza si fa sentire, in salita ho cercato di andare dietro a Capra e siamo riusciti, siamo arrivati in discesa con qualche secondo di vantaggio, cercavamo di dare cambi regolari, però sfortunatamente il gruppo è riuscito ad entrare. Negli ultimi chilometri devo ringraziare il mio compagno Thomas Brana che, come avete visto, ha fatto un lavoro straordinario tirando gli ultimi 10 chilometri quasi sempre lui.
All'ultimo chilometro ha scattato l'orello della Fosco Bessi, ho cercato di andargli dietro perché sapevo che era un corridore che aveva un buono spunto veloce e poteva arrivare all'arrivo. In volata un po' la stanchezza si è fatta sentire e sono riuscito ad arrivare terzo. Una dedica per questo podio, l'ennesimo della tua stagione, per il passaggio del prossimo anno nella categoria allievi? La dedica va a due persone, innanzitutto mio padre che mi aiuta sempre col ciclismo, non mi fa mai mancare nulla, è da marzo che mi aiuta fino a ottobre ora che è finita la stagione, e poi la seconda persona è Thomas Brana, che senza di lui oggi sicuramente avrei fatto molta più fatica a cogliere questo piazzamento.